Ciao, con questo video voglio condividere con te questo piccolo progetto che avevo realizzato tempo fa. Si tratta di un manipolatore Morse a doppia paletta, perché non esiste solo il manipolatore normale, quindi ha un tasto, questo è il classico tasto telegrafico, ma ne esistono diversi tipi. Uno è il manipolatore con due palette, questo qua, che poi ti farò vedere in pratica. Premendo una paletta fa il punto e premendo l'altra fa la linea. Si può decidere se avere il punto a destra o a sinistra, dipende dall'operatore come è abituato. Premendo il punto o la linea viene emesso il suono in altoparlante e c'è la possibilità di mandare in trasmissione anche la radio. Io ho messo solo un LED, ma volendo al posto di un LED basta mettere un optoisolatore, un OptoMOS e andare sull'ingresso della radio per fare la trasmissione Morse. C'è un pulsante di setup più due memorie. Il progetto originale mi pare che prevedeva tre memorie. Comunque ti lascio qui sotto tutti i link, sia del progetto originale che il mio modificato. Le memorie le ho messe ma non le usate, perché si può memorizzare anche un messaggio nella apron interna e premendo il pulsante si può mandare in radio quello che è stato memorizzato. Nel setup c'è la possibilità di modificare il tono o la velocità, che poi ti farò vedere in pratica. Una modifica che ho fatto io sta nell'aver collegato un ingresso analogica, perché non avevo più ingressi, e lo uso come se fosse un ingresso digitale. Il progetto è questo qui. Ci sono i riferimenti agli autori originali, che è stato fatto da più persone. Infatti qui ho scritto modificato e tradotto in parte in italiano, e ho fatto alcune modifiche che nel progetto originale non c'erano. È tutto commentato o in spagnolo o in italiano, te lo puoi guardare e inserire nell'SP di uno MIDI o SP8266. È composto da tre file, questo nella cartella ci sono tre file che Arduino li tira su in automatico, uno il setup e uno il controllo del display con le scritte. Per poter programmare l'SP bisogna in preferenze inserire questa riga qui per caricare le librerie che ti metto in descrizione, poi devi andare su Tool, Board Manager, scrivere SP8266 ed installarle. Dopo che le installate troverai in Board Manager SP8266 Board, che troverai dentro tutte le board. Lo puoi programmare come D1 Mini Lite, lasciando tutto il resto predefinito, oppure come mi pare aveva scritto l'autore qui sopra, ha usato Node MCU1 SP 12 e che lo trovi sempre tra i moduli. Andiamo a vedere in pratica come funziona. Questo è il tutto, il paddle autocostruito. Ho preso dei pezzi di circuito stampato monorame, li ho tagliati, sagomati, saldati qua sotto e isolati, e con due capocorda, tre capocorda perché uno è la parte sotto, vanno a fare contatto su quella ranella lì, quindi la pressione è proprio lieve e anche lo spazio è brevissimo come piaceva a me. L'ho messo su un pezzo di marmo perché non si deve muovere. Lo accendiamo. Fa la lettera R e dopo viene fuori qui la velocità 15 al minuto e anche il tempo, 15 caratteri al minuto, che è quella velocità qui, o di qui fa i punti e di quella linea. Se schiaccio una volta solo fa un punto, se tengo premuto posso fare due punti, tre punti, quattro punti, eccetera. È la stessa cosa sulla parte delle linee, due linee, tre linee, eccetera. La cosa bella del paddle, i punti, le linee hanno una cadenza precisa definita all'interno del programma. Premendoli entrambi alterna punto e linea, quindi diventa facile fare le lettere. Cioè, se io prima premo il punto e poi la linea farà ti ta ti ta ti ta, invece se prima premo la linea fa il contrario, ta ti ta ti ta ti ta ti ta. Questo qui è il setup, queste qui le due memorie che non uso, questo qui è il LED di trasmissione che va al contrario di quel LED lì che c'è a bordo del modulo.
Questo qui è un altoparlantino. Qui se io premo una volta setup, vado in modifica della velocità. Con la paletta di sinistra diminuisce, no, aumenta, scusa. Senti come aumenta. Te lo fa sentire sia con rumore che con il lampeggio. E qui vedi, ad esempio, così che 30 caratteri al minuto. Infatti se io, senti come veloce, ci sono operatori che vanno a queste e oltre velocità. Io andavo a 15. Così. Ok, mentre invece per cambiare il tono devo tenere premuto, aspettare che si spegne quel LED lì, e qui mi dice che posso cambiare la frequenza, quindi così la diminuisco. E con l'altra paletta l'aumento, e qui vedo scritti gli hertz, quindi lo posiziono come il mio orecchio è più abituato a sentire i toni. C'è chi le preferisce bassi e c'è chi le preferisce più alti. Schiaccio qui e lui memorizza sia il tono che i caratteri al minuto, che vengono mantenuti anche se io tolgo la batteria. Per la costruzione ho usato un circuito stampato che era già stato predisposto per un altro progetto che aveva a bordo il D1 Mini. L'ho riutilizzato e siccome aveva quest'area qui mille fori è venuta utile per saldarci sopra altri componenti e anche il display. Dopo, sotto ci ho fatto un po' di piste a filo. Se ti piace e lo vuoi realizzare, magari su un circuito stampato piccolino viene una bella cosa, con una bella scatolina viene fuori una cosa molto carina. Per questo video è tutto, ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao.